Una marcia per ricordare Emanuele Artom, giovane partigiano turinese torturato e ucciso dai fascisti nel 1944, ha attraversato venerdì 31 marzo il quartiere San Salvario a Torino, da Porta Nuova fino alla sinagoga. Patrocinata dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, organizzata dalla comunità ebraica di Torino, con quelle di Vercelli e Casale Monferrato, con la città di Torino e la comunità di Sant'Egidio, la marcia ha preso il via dal binario 17 della stazione, dalla lapide che ricorda la partenza dei treni dei deportati verso i campi di concentramento. Una marcia per ricordare una figura importante per la memoria di Torino. Sì, Emanuele Artom, un uomo di 30 anni, orribilmente torturato e ucciso, al punto che il suo corpo non fu mai ritrovato. Stiamo cercando modi nuovi di raccontare la storia di quegli anni ai ragazzi. L'anno scorso abbiamo dedicato la festa della musica a Dante Di Nanni. Quest'anno dedicheremo la festa della musica in via Artom, alla periferia di Torino, ad Emanuele Artom. Vogliamo che i ragazzi che verranno a sentire gli artisti che si esibiranno sappiano che alla loro stessa età, ragazzi della loro stessa età, hanno dato la vita per la libertà di oggi e per la possibilità di ascoltare in pace un concerto. Nella zona antistante alla sinagoga, in piazzetta Primo Levi, ai saluti delle autorità è seguito un momento musicale e artistico degli alunni della scuola ebraica e del liceo Cavour.